7.000 caffè, li ho già presi perché... Un caffè, sono... con un po' di humor. Un caffè con humor. Che? Con humor. Non c'è più, è finito. Ci metto voce e fermette, uguale. Caffè corretto? Quale caffè corretto? Quello che ho ordinato lei. Ma io ho chiesto un caffè normale. Caffè normale? Sì, con utopia. Un caffè con utopia. Con chi? Ci vogliono un po' di utopia, un goccio. Caffè? Non più normale, ma freddo, freddissimo. Un caffè freddo, freddissimo. Ma ne vogliono un altro, lo vogliono freddo. Freddo e corretto. Freddo e corretto? Ma che dice? Bollente e dolcissimo. Bollente e dolcissimo? No, amaro, tanto amaro. No, non lo voglio più. Non lo vuole più? No, signorina, lei adesso si prende tutto. Tutto, silenzio. Questo è corretto, questo è scorretto. Questo è l'humor, questo è l'utopia. Questo è dolce, questo è amaro. Questo è freddo, questo è caldissimo. E questo è offerto dalla ditta. Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente. Buongiorno Civitavecchia, è arrivato il tanto desiderato, il tanto aspettato weekend per tutte quelle persone che ancora sono al lavoro. E una considerazione, è il 31 luglio, anche questo mese estivo se n'è andato, sta volando quest'estate, ci sta facendo soffrire per il forte caldo e la carenza di acqua in città, ma non solo, ad Allumiere, a Santa Marinella. Però stiamo già più di metà dell'estate, aiuto, no, ce la vogliamo godere questa estate, ce la vogliamo vivere in pieno, proprio come dicono loro. Va, cuore mio, la cuore a cuore, con dolcezza, con amore, vai tu per me. Vivere così, voglio vivere così, col sole in fronte, col sole in fronte, e felice tanto, felice tanto, realmente, voglio vivere con te, l'aria del mondo, perché questo incanto non costa niente. Amo sempre dentro per lucere il sorgente, me ne spendo nell'amore. Voglio vivere così, voglio sole in fronte, con sole in fronte, e felice canto, felice canto, canto per te. Non mi inganni solo a noi, ma caressi dal calore, sei tu. Campagna tu, voglio vivere così, col sole in fronte, e felice tanto, beatamente. Voglio vivere con te, la via del monte, per questo incanto non costa niente. Che bella questa canzone, è proprio l'energia giusta. Dunque, dal punto di vista della cronaca, le nostre pagine dei quotidiani sono veramente, veramente ricche. Non sono purtroppo tutte belle notizie, anzi... Che dire, no, per niente, sono giorni un pochino di fuoco, lo possiamo dire, si parte dai 9 arresti per bancarotta con il blitz della Guardia di Finanza nell'ambito dell'inchiesta sul fallimento di Ceramiche nel Mondo, ve lo ricordate, in quanti di voi hanno acquistato del materiale per la vostra casa
lì a Ceramiche del Mondo, ai domiciliari anche gli imprenditori Sergio Lo Monaco e Mario Tomassini, scusate. Che dire, le indagini vanno avanti, comunque la finanza continua ad essere vigile e quando è il momento in cui è sicura di poter intervenire lo fa, e sta accadendo sempre di più. Beh, io mi auguro, se effettivamente sono tutte queste truffe, tutte queste situazioni poco chiare, bene, mi auguro che veramente vengano scoperti e stanate queste persone che sono poco corrette, assolutamente. Poi ve l'ho detto anche ieri, all'interno dei vari GR è accaduto un incidente alla banchina 25, il lavoratore investito da un muletto, l'uomo della squadra della CPC stava sistemando un pallet quando è stato colpito dal mezzo condotto dal collega, però se l'è cavata con una frattura alla gamba, fortunatamente. Yeah. Maxi rissa al pirgo, intervento dei carabinieri, uno dei presenti ha addirittura estratto una pistola a giocattolo, quindi i fumi dell'alcol, ma che fumi dell'alcol, questo è il virus della pazzia che sta sempre di più contagiando più persone. E questo è accaduto l'altra notte a lungomare Town de Revel, fuori a uno dei locali del pirgo. E ancora, ve l'ho detto, non è finita qui, una bimba intrappolata in auto salvata dai vigili del fuoco, momenti di panico e di agitazione ieri mattina a via Buonarroti, sul posto anche la polizia, le portiere dell'auto sono rimaste bloccate, l'allarme lanciato dalla mamma. È vero, con questo caldo le apparecchiature elettroniche vanno in tilt, ve lo assicuro, è una situazione impressionante. E ancora una città, questa è un cronaca differente, vediamo, però ci sta. Una città avvolta dal degrado, pagina 5 del quotidiano La Provincia, Civitavecchia si presenta sempre più sporca e lasciata all'incuria, sia al centro che in periferia, una distesa di rifiuti al ponte di Fiumaretta sotto passo ferroviario completamente abbandonato. Ancora parliamo di cronaca, ancora critiche le condizioni di salute del 39enne volato giù dal quarto piano dello stabile di Largo Plebiscito dove lavora. La prognosi rimane riservata e oltre alle fratture alle caviglie riportate a seguito della caduta, i medici dell'ospedale Gemelli di Roma hanno dovuto lavorare parecchio per fronteggiare l'emorragia interna. Un intervento chirurgico durato circa 12 ore e ancora la prognosi non è stata sciolta. Sull'episodio accaduto martedì discorso, continua a indagare la polizia. Mamma mia. E poi nei giorni scorsi i militari della Guardia di Finanza si sarebbero presentati a Palazzo del Pincio, gli uomini della compagnia di corso 100 celle si sarebbero recati in modo particolare alla segreteria generale del comune per chiedere atti relativi alle varianti urbanistiche del 2011 su alcuni terreni di interesse portuale, e sempre nella stessa occasione sarebbero andate anche ai servizi finanziari per chiedere ad acquisire altri documenti. Si tratterebbe a quanto pare di documentazione relativa a una serie di verifiche avviate dal Ministero dei Trasporti, che già ad aprile aveva chiesto informazioni al comune sulla compravendita di alcuni terreni. Ragazzi, che storia. Poi a Santa Marinella c'è stato un furto all'impianto di calcio, vigili sulle tracce dei ladri, sparita la copertura, già setacciati tutti i depositi di ferro. E non è finita. A Montalto, no, a Tarquinia, la polizia blocca un ubriaco alla guida. Una volante del commissariato ha intercettato sull'Aurelia una vettura che creava pericolo per gli automobilisti. A bordo del mezzo un 42enne neppure in grado di articolare una frase completa. E gli agenti lo hanno denunciato. In macchina è stata trovata una borsa piena di superalcolici. Stai molto fuori. Ma come puoi bere così tanto? Mannaggia, ragazzi, vi fa male. Poi c'è l'incendio di Fiumicino, tutti bloccati, non possono partire, i nervi che saltano. Welcome to Italy, welcome to Civitavecchia. Guardo
guardo dal telescopio l'universo femminile. Scrivo fine in un secondo, se in te c'è un secondo fine. Lo so, è brutto da pensare. Mi aspetto che ti piaccia stare sotto le coperte, non sopra le copertine. L'amore a prima vista è un sentimento splendido. Mi ha detto un indovino che legge le carte di credito. Vomito, amore tossico. Per me sei stata il mio primo bacio sulla bocca dello stomaco. A volte sembra che mi sfidi, ma non mi spaventi. Nella vita hai provato più vestiti che sentimenti. Istruzioni di lavaggio per cuori sintetici. Ti prego dimmi che mi ami, potrei persino crederci. E tutte le tue amiche fanno un muro da spavento. I miei tatuaggi non sono di loro gradimento. Io sono sporco all'esterno, ma giudicare le apparenze è l'atteggiamento tipico di chi è sporco dentro. Di storie ce ne sono tante. Pensavo fossi l'ultima e invece no. In fondo anche tu sei solo un segno in più che sulla pelle fa più male. Continuerà a bruciare anche se ora lo so che in fondo anche tu sei solo un segno in più. A volte Dio che sbaglia la tua ordinazione. Per questo se chiudi una porta si apre un burrone, sei il mio punto debole, la mia causa di forza maggiore, un senso di rivoluzione, un golpe al cuore, più truccata di un appalto su uno scorcio suggestivo. Se ti guardo luci spente, sei un tramonto abusivo. Inverti lo schema e cambia anche il teorema. Prima eri un problema di cuore, ora sei il cuore del problema. Non ho difficoltà a dirti quel che penso in faccia, anche se non sembra, so bene quello che faccio. La verità è che ho invertito il senso di marcia. Da quando ho avvertito il senso di marcio. Arrivi portando brividi e scappi lasciando lividi. Gli opposti si attraggono ma amano i propri simili. Sentimenti tossici, per loro non c'è cura. Perché l'amore è eternit finché dura. Di storie ce ne sono tante. Pensavo fossi l'ultima e invece no. In fondo anche tu sei solo un segno in più che sulla pelle fa più male. Continuerà a bruciare anche se ora lo so che in fondo anche tu sei solo un segno in più. Fermo, immagine, sembra appartenere ad un'altra vita. Un cielo instabile che quasi sembra piangere, piangere. Ed io che torno tardi sola e penso che di storie ce ne sono tante. Pensavo fossi l'ultima e invece no, e invece no, e invece no. Storie ce ne sono tante. Pensavo fossi l'ultima e invece no. In fondo anche tu sei solo un segno in più che sulla pelle fa più male. Continuerà a bruciare anche se ora lo so che in fondo anche tu sono un segno in più. Storie ce ne sono tante. Pensavo fossi l'ultima e invece no. In fondo anche tu sei solo un segno in più che sulla pelle fa più male. Continuerà a bruciare anche se ora lo so che in fondo anche tu sei solo un segno in più. E Noemi, l'amore Eternit, lo abbiamo appena ascoltato. Bene, dopo questo inizio che vi ho fatto, che vi ho creato con tante notizie di cronaca non troppo positive, anzi tutt'altro, bene, adesso andiamo a vedere cosa c'è da fare per questo weekend che ormai sta per entrare. Vi ricordo questa sera Parco Archeologico di Vulci, il concerto di Manu Chao. E poi è stata allestita, torniamo a Civitavecchia, e giusto, è a Civitavecchia, dovrebbe essere così, sì, assolutamente, è stata allestita nei locali dell'Antica Rocca e rimarrà aperta fino al 20 ottobre prossimo la mostra Navalia, potenza e tecnologia della flotta romana, promossa dal Centro Archeologico Studi Navali, Laboratorio di Archeologia Sperimentale Navale, e con il coordinamento di Mariotto
Palmieri e Barbara Davide. Ma io credo che a disposizione ho anche l'intervista che è stata realizzata a loro, io me la sfrutto, vi faccio sentire un pochino di cosa si tratta di questa mostra al Porto, eccola qua. Presidente della Commissione Cultura, Raffaella Bagnano, per il Comune un onore ospitare una mostra di livello sull'archeologia romana. Sì, sicuramente sì, questo avviene già dal 20 luglio e si protrarrà per tutto ottobre 2015. Siamo lieti di ospitare questa bellissima mostra che riguarda appunto quello che è l'archeologia navale, diciamo dai tempi proprio del faraone Cheope, possiamo dire, fino a diciamo il periodo di Traiano, anche al IV secolo d.C. Sicuramente verranno esposti, cioè sono esposti reperti che possono interessare sia ai turisti che ai cittadini civitavecchiesi che tutti quelli che vorranno venire a vedere questa mostra all'interno del porto antico, e quindi con il diciamo siamo lieti di dare il patrocinio come comune e ci auguriamo che possa avere il successo che merita. Palmieri, responsabile del Centro Archeologico Studi Navali che organizza questa mostra, cosa ha di peculiarità questa mostra? Ah, questa mostra di particolare è che praticamente è un'iniziativa privata, anche se si sviluppa con dei requisiti scientifici di cui noi vogliamo assolutamente mantenere linea, e le ricostruzioni presenti sono il frutto di molti anni di lavoro appresso a reperti e relitti in ambito mediterraneo e collaborazione con vari centri stranieri di ricerca come il CNR francese. E diciamo che, come dicevo, è privata, nel senso che l'abbiamo costituita con le nostre forze perché secondo noi era un patrimonio sicuramente da esibire, questo di questa capacità romana, che poi non è proprio romana, sono capacità tecnologiche dei popoli assorbiti da Roma, però sviluppate al massimo livello della civiltà romana, e pensavamo che poteva essere anche un'opportunità commerciale, un'opportunità di interesse turistico, oltre che di interesse scientifico per noi. E fino al 20 ottobre avete questa possibilità. Bene, secondo appuntamento con il cartellone Musica Estate 2015 targato Mecenate SRL, società strumentale della Fondazione Caricib. Stasera alle 21 tornerà al Teatro Traiano il tenore Gianluca Terranova e insieme al soprano Sabrina Picci e al baritono Giorgio Carli sarà protagonista di recital, interpretazione di successi vecchi e nuovi con Angelo Colaiano anni al flauto e Sergio La Stella al pianoforte. L'ingresso è gratuito con coupon fino a esaurimento dei posti disponibili. E ora andiamo nel comprensorio, taglio del nastro per incontrarte. La rassegna di arte e cultura proseguirà per tutto agosto, è promossa dal comune di Allumiere e Proloco in collaborazione con il museo. Al Palazzo Camerale l'inaugurazione della personale dell'artista Jordi. Beh, ve l'ho detto, ce ne sono di cose. E sempre in collina, però questa volta Tolfa, carne buona e sana alla sagra della bistecca tolfetana. Da stasera a domenica nell'oasi verde del Parco della Pace, 3 giorni di gusto e promozione del territorio con il rione Cappuccini. Ottimo cibo, servizio celere, divertimento, spettacolo, cultura, escursioni e tradizioni, e tanto fresco sicuramente. Wild Nature, band in concerto, festival di musica elettronica con gruppi del comprensorio promosso da Generatio 90 insieme ai comuni di Tolfa, Civitavecchia, Allumiere e Santa Marinella al polo fieristico della Nocchia, 2 serate all'insegna del divertimento. E sempre a Tolfa il rione Cappuccini e Giovanni Padroni invitano tutti all'escursione guidata e gratuita di domenica. Padroni guiderà i partecipanti a Tolfa Nuova e sulla strada dell'Uomo Morto. L'appuntamento è alle 9 di domenica in Piazza Veneto e sarà a disposizione una navetta gratuita. Tolfa Nuova, spiega Padroni, venne distrutta. Andremo a vedere le sue rovine. La strada dell'Uomo Morto è invece un segmento della strada usata da un reparto dell'esercito francese per assalire Tolfa nel 1799.
Archeologia e storia al castello di Santa Severa, oggi e domani focus sui lidi baiani e le colonie romane di Pirgi e Castrum Novum. Quante cose vi sto dicendo, eh? Cerveteri, weekend a tutta musica, Summer Village e saxofobia. Quindi tutto pronto per il Cerenova Summer Village, Piazza Morbidelli, e ospiterà 9 serate di musica jazz rigorosamente dal vivo ad altissimo livello. L'ingresso agli spettatori, che avranno inizio alle 21:45, è gratuito per tutti. Domani viaggio tra i colori del Sud America con il violinista Juan Carlos, noto anche per aver accompagnato in numerose tournée artisti del calibro di Pino Daniele e Fiorella Mannoia. Domenica il pubblico assisterà a uno spettacolo esclusivo, Beatles in Jazz, rivisitazione in chiave jazzistica dei brani dei Beatles. E ancora poi, che possiamo dire, protagonisti importanti, ma poi ci sarà Cristiano De André, acustica. Insomma, da domani inizia questo festival e le serate sono assicurate. E ancora Santa Marinella nella Perla, è tempo di Santa Marinella Short Film Festival Apollo d'Oro. L'evento, giunto alla seconda edizione, prevede la proiezione di cortometraggi e la mostra su Ingrid Bergman, scusate la pronuncia, Una vita in prima pagina. Domenica 2 agosto ospite d'onore sarà Alessandro Rossellini, nipote del regista Roberto Rossellini e figlio di Renzo. Mamma mia, quante cose, non è finita! La Dispoli Vintage torna con i suoi appuntamenti musicali, artistici ed espositivi, tutti dedicati alla cultura popolare del vintage. La quinta edizione, che si svolgerà in piazza Roberto Rossellini, è in programma da oggi a domenica. Arriveranno espositori da tutte le regioni d'Italia con i loro articoli risalenti al periodo che va dai primi anni 20 fino agli anni 90. Interessantissimo per me, che mi piace un sacco gli oggetti vintage. Un passato mitico che potrà essere rivissuto attraverso l'oggettistica, i capi di abbigliamento, gli occhiali. Wow, li adoravo, gli occhiali e i gioielli risalenti a quegli anni, ma anche reinventato. Che figata. Vi ricordo che a Tarquinia è in corso anche il Divino Etrusco, parte questa sera, e poi nella splendida cornice sul mare, del lungomare dei Tirreni a Tarquinia Ligdo, da oggi fino al 16 agosto si rinnova il Porto Clementino Festival, giunto alla sua 10ª edizione. Da domani al 16 agosto la manifestazione offre ogni sera spettacoli con ingresso ad offerta libera di danza, musica, teatro, cabaret, moda, con la massima accoglienza a tutti i cittadini e ai villeggianti. Bene! Nel frattempo vedo dal vetro che ci ha raggiunto la Raffaella Nawawi, la nostra wedding planner preferita. Quindi rimanete qui sintonizzati sui 101.2. Nothing but some feelings that this old dog kicked up. It's been raining since you left me. Now I'm drowning in the flood. You see, I've always been a fighter, but without you, I give up. Now I can't sing a love song like the way it's meant to be. Well, I guess I'm not that good anymore. Oh,
different life. Something made us laugh, something made us cry. One that made you have to say goodbye. What I'd give to run my fingers through your hair, touch your lips to hold you near. When you say your prayers, try to understand. I've made mistakes, I'm just a man. When he holds you close, when he pulls you near, when he says the words you've been needing to hear. I wish I was him, with those words of mine to say to you till the end of time. Bene, la risata che avete sentito è quella della nostra wedding planner, la nostra Raffaella Nawawi. Buongiorno Raffa. Buongiorno, buongiorno. Senti come sono un po' rauca. Ma quella è l'aria condizionata. È l'aria condizionata, ma è anche perché io voglio avere una voce molto sexy di mattina. Signore, non date retta. No, signore, mi devo solo schiarire la voce. Buongiorno cari ascoltatrici e cari ascoltatori. Fantastica, fantastica. Allora Raffa, come oggi, poi tu dalla settimana prossima vai in ferie? Sì, quella no, dopo. Quella dopo. Quindi ci sei ancora, ancora il venerdì. È vero, hai ragione. Io mi sballo con le date. Sì, sì, venerdì ci sono ancora. E venerdì poi ce ne andiamo tutti in ferie. Ok, bene. Yeah, pure io spero di riuscire ad andare in ferie. Ma sì, ma sicuramente. Comunque, come dire, periodo caldissimo in tutti i sensi. Sì. Con grandi novità.
di vita proprio. Anche? Ammazza, ultimamente ho degli aspiri che mi parlano di tanti cambiamenti di vita. Sì, ma perché arrivando. Secondo me a un certo punto, nel bel, come dire, nel mezzo del cammin di nostra vita, mi ritrovai per una selva oscura. No, bisogna comunque a un certo punto ogni tanto fare dei cambiamenti. Comunque questo fa sì che resti sempre comunque vivace. Certo. Lascia una buona vivacità il cambiamento. E, abbiamo un matrimonio sabato molto molto, due ragazzi molto carini, lei è timidissima, sì. Forse dopo riusciremo a sentirla per radio. Per radio, in che senso? La raggiungiamo telefonicamente. Sì, saranno i nostri ascoltatori che la sentiranno per radio, scusate il gioco di parole. Buongiorno, è venerdì, Sì, ma anche e soprattutto non solo è un venerdì, ma sono, diciamo, delle nottate, secondo me, che si dorme poco, non so se a voi capita, no? Quindi vai a letto molto tardi. Ti devi comunque alzare presto e c'è quest'aria così di rintronamento che aleggia nei nostri corpi, così. Verissimo. E niente, quindi ti dicevo, siamo anche prossimi ai cambiamenti del 2016, stiamo proponendo delle novità molto molto interessanti e così, come ne parlavamo già la settimana scorsa, comincio ad avere anche degli elementi su quello che potrà essere lo stile del 2016. Certo. Quindi voglio dire, comunque è curioso, non ci discostiamo tanto, perché il matrimonio ovviamente quello è, però sto vedendo che tornano pizzi piuttosto che Swarovski, cioè l'anno scorso è stato un po', no? Beh, i pizzi pure nell'abbigliamento normale in effetti stanno prendendo piano piano il sopravvento. Sì, stanno tornando, forse già ve lo dicevo la settimana scorsa, le verette. Piuttosto che il velo e i cappellini stile anni 30. Sì. Quindi comunque diciamo che la nostra sposa è una sposa sempre mantenendo lo stile della principessa, però andiamo comunque su uno stile un po' più retro. Vedi, c'è il mercatino vintage alla Dispoli questo fine settimana, ecco. Andate a trovare qualche piccolo oggetto che possa essere qualche monile, qualche accessorio che possa essere adatto, no, all'abito dell'anno prossimo. E mi sto accorgendo che rispetto a quest'anno le spose si stanno attivando prima. Quindi già ci sono in programma alcuni matrimoni del 2016 vedi? E brave, i colori brave, perché sicuramente, voglio dire, qualora c'è un'esperta che vi segue, perché non utilizzare questa esperienza per più tempo? Certo. Giusto? Anche se ribadisco che comunque il matrimonio si organizza anche in 3 mesi, non è un problema. Sì. Vabbè, ma come tutte le situazioni, se tu hai più tempo si organizza, poi si può fare di tutto. Certo, assolutamente. Poi naturalmente se hai molto tempo a disposizione riesci a vedere maggiormente e dedicare più tempo ai dettagli, ai particolari. Assolutamente. Diciamo che la cosa importante poi di questo anno prossimo venturo è che a gennaio mi sposo anch'io. Ah, l'hai detto in diretta! Ma che si dicono queste cose così? Cioè, ma io dico, ma... Cioè... Quindi diciamo che farò parte di quella schiera di spose impazzite. Marco telefona per favore, se sei all'ascolto. Marco chiama. Conferma che non è un'invenzione, ma che assolutamente fai emozionare le nostre ascoltatrici facendo una delle tue dichiarazioni d'amore come solo tu sai fare. Forza Marco, 0766542970. Non è un 144. No, assolutamente è una radio seria. Diciamo che peraltro, insomma, noi abbiamo lanciato anche l'idea che durante i matrimoni ci possano essere delle interviste. Sì. Questa è una cosa molto carina che poi da settembre, insomma, cominceremo ad ascoltare. Quindi con appunto Radio Stella Città Partner, no? Proprio presente nei nostri matrimoni, potrà essere simpatico capire anche perché mediamente matrimonio di 100 persone, insomma, abbiamo 100 commenti che non saranno tutti uguali. Mamma mia, Dio, già mi immagino, perché le posate non andavano bene, il servizio non era di cristallo. La sposa era culona. No, vabbè, lì che ci puoi fare. Però ci stanno quelle che fanno tutte. Ma veramente? Guarda, ci stanno anche tra gli invitati quelli che fanno davanti una faccia, perché noi poi i commenti li sentiamo, magari, che ne so, io scendo al bagno,
capita, no? Sì. E passano gli invitati, non sanno magari che io sono l'organizzatrice, quindi a volte... Ma non si fanno i problemi, magari sei una parente della sposa o... Però io raramente, ma ho sentito anche dei commenti magari su come lei era vestita, su... Capito? Cioè, allora dico, cioè, coerenza, se uno va e decide di partecipare alla festa di due ragazzi, di una coppia, e quel giorno chiudetevi la bocca. Rimango, vi giuro, mi ha azzittato. Rimani non basita? Sì, completamente, completamente basita, perché non me l'aspettavo che arrivassero. Cioè, non è che stiamo facendo una gara tipo quattro matrimoni, no. Che tu devi, che lì ci sta, perché ci è una sta, gara, certo, è una competizione, certo, certo. Che una fa pezzi l'altra, la critica. Per carità, ma anche lì vedi, benché comunque ci sta la competizione, però le critiche sono sempre dettate da che cosa? Da alcuni elementi che vanno valutati, quindi non si va a valutare, si potrà dire il vestito le sta bene o le sta male. Eh sì. Ok. Io a volte mi trovo insomma ad ascoltare anche dei commenti che sono poco simpatici, che comunque riguardano proprio la sfera personale magari della coppia. Allora, se così è, astenetevi dal partecipare, perché è giusto che le persone che siano intorno ai nostri sposi quel giorno siano persone positive, persone che vogliono bene agli sposi. Anche se però devo dire che non mi devo sorprendere, Raffa, perché... Sei meno basita. No, no, ti spiego, perché poi mi sono venuti in mente dei racconti di amici che sono terribili, ovvero il giorno del matrimonio o lui o lei all'amante l'ha invitata. Sì, e... sì, cioè, queste cose accadono. Cioè, nel senso che uno le pensa solo possibili in quei film che vedi. Eppure accadono, perché eppure guarda, accadono. Anni fa accadde proprio, e se non sbaglio, ai Cigni. Ah, che la discoteca. Sì, che però fa anche matrimoni. Adesso non vorrei dire una balla, mi sembra di ricordare fosse proprio lì. Praticamente gli sposi, durante il pranzo, la sposa è andata in bagno e il cognato era appunto l'amante. No, terribile. A proposito, Raffa ha dimenticato il telefono acceso, eh? Sentite che musichetta ricca che tiene. No, giuro, l'avevo abbassato, ma si vede. Hai fatto qualche passaggio sbagliato, forse. Pardon. E niente, ti dicevo, quindi, che è successo? La sposa è scesa al bagno. Sì. Ad attenderla c'era praticamente il suo amante. No. Bene? Sì. Cioè, ragazzi, queste cose. Sì. E poi è sceso anche il marito. Magari e doveva andare al bagno. È successo un macello. Hanno praticamente distrutto un ristorante. Aspetta, il cognato vuol dire fratello del marito? Sì. Esattamente. No, ragazzi, veramente. Ma io dico, ma come vi fanno a venire in mente queste cose? Ma non è la prima volta che la sento, perché poi dici, ma come mai quei ragazzi si sono lasciati dopo 3 mesi di matrimonio? E come mai si sono lasciati dopo 3 mesi di matrimonio? Assolutamente. Ma infatti, guarda, io però penso che alla base di tutto questo ci deve essere una scarsa convinzione proprio nel matrimonio. Sì. Cioè, non lo so, secondo me uno dei due si è trovato in qualche maniera in un vortice, sai quelle cose, no? E non è stato in grado di rendersi conto che forse non era proprio così convinto. Allora, e fino al giorno appunto del matrimonio si può tornare indietro? Cioè, meglio, capito, non sposarsi. Eh certo. Piuttosto che, è vero, dice, ma io mi preoccupo di quello che può dire la gente, i parenti, ho fatto delle spese, ho dato degli acconti, le partecipazioni, ma ragazzi, cioè, il vincolo matrimoniale, che sia comunque religioso o civile, è un contratto, un vincolo che dovrebbe durare tutta la vita, quindi sì, sì. Bisogna assolutamente andare, lo dice anche la legge, con la massima tranquillità e la massima convinzione. Certo. Giusto? Giustissimo. Perfetto. Quindi è vero che oggi con 16 euro tu al comune divorzi. Non ti si può sentire quando dice con 16 euro, però se tu credi al matrimonio cattolico... Non esistono i 16 euro. Non esistono, certo. I 16 euro, ma è neanche certo. Chissà cosa. È certo, perfetto, capito. Quindi voglio dire, è fondamentale essere convinti. Ed è fondamentale che le persone che invitiamo siano persone che vengono perché ci vogliono bene e non perché per forza le dobbiamo invitare e poi sono magari le prime a muovere delle critiche o a prendere, capito, un po' di petto così gli sposi. Ci fermiamo qualche istante e andiamo ad ascoltare cosa accade a Civitavecchia nel suo comprensorio. Thank you.
ragazze, voi mi fate impazzire. Con questo rap io ve lo voglio dire, e non lo faccio così tanto per fare ruffiano, ma parlo nel microfono col cuore in mano, specialmente adesso che ho raggiunto un'età che mi permette di apprezzare con semplicità la bellezza e le caratteristiche diverse delle donne ritrovate e delle donne perse. Uno scatto le perle, tra il pensiero di piacere e quello di innamorarsi, ritrovi sempre tra la voglia di una fuga e quella di sposarsi, di far l'amore con tutti quelli che ti pare, o di sceglierti un uomo e di portarlo all'altare. E di fronte a questo dubbio, a questo combattimento, i vostri occhi mi riempiono di sentimenti. Quando io vi vedo solo in mezzo a tanta gente, nel rumore di una musica che non vale niente se non fosse accompagnata dai tuoi movimenti, che ci accendono la carica volenti e nolenti. Noi che grazie a quel serpente vi giriamo intorno a cercare nella notte un attimo di giorno per parlare con gli amici con parole condite da concetti ed espressioni colorite. C'è niente da capire tra l'amore e il sesso, il corpo e la mente. C'è niente da per concludere che in fondo è divertente. Perché l'amore non ha parole. Il continuo dondolare di tutte le cose. Poi ti toglie anche la voce. Questa falsa divisione tra puttane e spose. Dalla mamma fino ad arrivare al concetto puro mistico della Madonna, figlia, madre, moglie, fidanzata, sorella e nonna, sempre dentro una di queste categorie mi fa cadere la mia mente le ragazze mie. E io con questo lungo rap vi racconto tutto, anche se in certi momenti può sembrarvi brutto, ma io ascolto tanta musica mattina e sera. La stagione che io amo di più, la primavera, quando sbocciano sugli alberi germogli dei fiori e la gente ricomincia a stare un po' più fuori. Le ragazze di città prendono il motorino più vera che ci e si siedono proprio sul bordo del sellino, coi capelli sciolti guidano con aria sicura e guardandole la vita sembra meno dura. E quel sole che le illumina e le fa più belle, in quel giorno sarà il re di tutte le altre stelle. Il pensiero vuole va a posarsi sul davanzale di una casa sul confine tra il bene e il male, tra l'amore, il sesso, il corpo e la mente, per concludere che in fondo è divertente. Continuo a dondolare di tutte le cose, difenderti da me. Questa falsa divisione tra puttana e sposa. Nuovamente in diretta, nel frattempo chiacchieriamo con la Raffa, facciamo riflessioni. Sì, anche devo dire anche riflessioni comunque a tema, nel senso che si parlava appunto delle coppie, sì, e della libertà in una coppia, no? Sì. Voglio dire, questo potrebbe essere un sondaggio secondo me da fare con i nostri ascoltatori, sì. Proprio perché io sono di un parere che ovviamente non vi dirò, e Silvia di un altro che ovviamente non vi dirà. Allora, diciamo che quello che noi ci domandavamo era questo, cioè la coppia secondo voi ascoltatori, nel momento in cui vive una relazione che possa essere una convivenza altrettanto importante alla stessa stregua, no, sì, di un matrimonio,
è opportuno che facciano vacanze e momenti separati, o è giusto che in coppia le cose vengano fatte insieme? Fateci sapere anche in base alla vostra esperienza, che so che voi che siete all'ascolto, che non, se non ve ne siete andata al mare, sicuramente avete qualcosa molto di più da raccontare sì, a noi. Sì, sì, sì. Allora, ripeto, noi due siamo comunque di pareri discordanti, si può dire così? Vabbè, non proprio discordanti, no. Dai, mo sembra proprio che stiamo agli antipodi. Non stiamo a litigare dietro le quinte, non è vero. È partito un microfono, un telefono. Perché nella, come dire, nella diplomazia e nella certo. democrazia, però io volevo avere ragione a tutti i costi. No, no, scherziamo. Però è importante, abbiamo bisogno di sapere il vostro parere, quindi che cosa ne pensate? Secondo voi la coppia deve vivere momenti continuamente insieme? Si può e si deve ricavare degli spazi propi con amici e amiche? Con le amicette? Era freudiano, eh? Era freudiano, perché ci sono tante amicette in giro. La mia papera era freudiana. Tante miau miau, ru 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 ru. Le cosiddette gatte morte. È estate, quindi proliferano, proprio escono fuori. Sì, sì. Sì, è vero. E il detto è estate per tutti, basta saperlo. Niente, allora abbiamo assolutamente bisogno del vostro parere, fateci sapere. Nel frattempo un piccolo accenno di una canzone che non vorrei ascoltare, te ne faccio ascoltare solo un pezzo, però sono sicuro che ci sarà il giorno del tuo matrimonio e che Marco sarà lì a dedicarti. Ti sposerò perché mi sai comprendere. E nessuno lo sa fare come te. Già mi immagino Marco al microfono mentre canta. Hai del carattere. Beh, però è vero. Perché lo so comprendere, perché ho del carattere. Cioè, dice delle grandi verità. Quando parli della vita insieme a lui. No, sempre. Sempre. E poi mi attiri, sai da far paura. Vero? E tu che ne sai? Ti sposerò perché. Guarda che il microfono è aperto, eh? Ma io sto ridendo. Mi piace ridere, è vero. Marco, se sei all'ascolto, chiama, difendimi. Mezza matta, no, no, come Marco, no. Lei un po' di più, un po' di più. Cosa ti sposerò perché? Per esempio, so che del pallone sei. Non mi risulta, no. Non mi chiedi mai il giorno che sarai mia sposa. No, questo è vero, questo è vero. Sì, 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 non gliel'ho chiesto. Poi perché io so già che se litighiamo io e te non stiamo mai. Ma facciamo anche un paio d'ore. Allora è vero, ci passa subito, ma nel momento precedente i vicini vedono lanciare oggetti contundenti dappertutto. Ami viaggiare, è vero. Davvero, è vero, è la mia canzone per noi, Silvia. Stare in mezzo alla gente, è vero. È vero. Marco, io la devi dedicare. Marco, se sei all'ascolto, dedicamela. Avete un cane? Tu? Sì, questa cosa la voglio raccontare. Allora, la prima volta che il mio Yorkshire l'ha conosciuto, gli ha fatto subito la pipì sul piede. È un buon segno. Sì, perché ha detto che quella era la sua proprietà. Sei un po' testarda, sì, ma quel che conta sta. Perché? Per un tipo come me, tu sembri fatta apposta. Te la dedicherebbe sicuro. Poi perché se chiedo a te, ti dice un po' di libertà. Vedi? Non dici no, anche per questo vorrei sposarti presto. Assolutamente no, Marco, la libertà no. Cioè, mettiamo subito i puntini sulle i.
Allora, cari ascoltatori, domandona diciamo sondaggio di oggi. Ma oggi si vergognano, mi sembra. No, su Rosetta. Lina, forza, fatevi avanti. Abbiamo Anna bisogno Rita. Di sapere la vostra opinione. Secondo voi in coppia si deve stare, come dire, stretti o si devono avere degli spazi e quindi ciascuno fa vacanze dove vuole con gli amici e quindi insomma si concede delle libertà lecite ovviamente, ma libertà. Certo, mi raccomando, fateci sapere allo 0766542970, secondo me è la strizza da matrimonio. Ho la testa i primi 7 giorni, insieme sempre 24 ore. Ed è passato ancora molto tempo, ma sono sequestrato sempre dal tuo odore. E ridi sempre amore mio. La sincerità è la madre di ogni vizio, quindi adesso penso a te che ti ascolto parlare dietro il mio muro e ciò che ora divide si unirà in futuro. Sembrerà Natale sempre. Sul mio viso il giorno in cui scrivesti non ho anima, ma so proteggerti dalle intemperie o per assurdo dalle armonie, perché sa far paura anche la felicità. So proteggerti. Oggi è romantica, Tiziano Ferro. Oggi sei anche tu romantica, cara. Ma no, giusto perché abbiamo in diretta, in collegamento telefonico, Valentina. Buongiorno, Valentina. Buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. Ciao, bella, buongiorno. Vale. Come stai? Buongiorno. Bene, un po' agitata. Allora, agitata spieghiamo ai nostri ascoltatori perché domani ti... Mi sposo. Domani sì. Ti sposi, carina. Mi sposo. Allora, raccontiamo un po' il percorso del tuo prematrimonio e poi quello che sarà domani. Allora, domani ti sposi in una chiesa di Viterbo, giusto? Sì, a Sant'Andrea ci sposiamo. Perfetto, wow. Domani è mattina, quindi sarai poi a pranzo a Viterbo, non diciamo dove no. Per non fare pubblicità certo. Occulta, e non comunque certo. In un bellissimo posto di Viterbo, sì. Dove abbiamo già organizzato tutto, vero? Sì, certo, perfetto. Perfetto. Aspetta che devo fare una domanda, ma come stai, Valentina? La verità, sei agitata, nervosa? Sì, oggi sono agitata un bel po'. Ma dimmi, allora, tu ti sposi domani per mattina o pomeriggio? Mattina, sì, alle okay. 11. Quindi domani mattina ti toccherà l'alzataccia presto? Per... Sì. A che ora? Penso minimo alle 6. Mamma mia. A che ora hai appuntamento con la parrucchiere e la truccatrice? La truccatrice arriva verso le 7 e il parrucchiere alle 8. Ecco, perfetto, quindi, bene. Sì, mi dovrò fare verso le 6, penso. Perfetto, quindi mamma insomma mia. Ci sarà già una levataccia. Senti, ma secondo sì. Te questa sera avrai una serenata? Che dici? Io immagino, sì, potrebbe, sì. Potrebbe accadere che Alessio sì. canta? A modo suo, però penso di sì. Bene, allora poi queste canzoni gliele facciamo ripetere il giorno del matrimonio. Certo. Fantastico. Certo. Bene. Bellissimo. Senti, ma oggi che cosa hai in programma per quanto riguarda le cose da fare? Oggi ho, sì, le ultime cose dall'estetista e sì. Il parrucchiere. Ok. E poi diciamo che è tutto pronto per domani. Bene. Bello. E invece una mia domanda che mi è sempre venuta, cioè, ho sempre avuto questa curiosità.
Allora, tu sei sorella di due gemelle. Loro sono tre sì. gemelle. Tre gemelle. Tre gemelle sì. femmine. Complimenti a mamma. Sì. Grazie. Perché tre gemelle tutte insieme. Tutte insieme, pensa te, no? Allora, la mia domanda è questo. Intanto è vero che voi siete state sempre unite, che hai le sì, sensazioni, è vero. Sì? Sì, sì. Quindi, è vero, anche da piccole, sì. Abbiamo un legame particolare. Particolare, sì. Ok. È vero. E loro, secondo te, come stanno vivendo? Perché tu sei la prima sorella che si sposa? Che si sposa, sì, che andrà via, sì, di casa. Quindi anche loro, sì, sono... Non lo fanno a vedere, però sono emozionate anche loro per me. Certo, che bene, bello. Bene. Quindi c'è un primo distacco vero, insomma, dalla tua famiglia d'origine, perché poi da domani andrai con il tuo lui, giusto? Sì. Bene. Sì, sì. Senti, viaggio di nozze, dove ve ne andate? Andiamo in America, facciamo la costa ovest dell'America. Sì? E facciamo quindi Las Vegas, Los Angeles, Monument Valley, il Grand Canyon... Fantastico, bellissimo. Sì. E quindi state via 2 o 3 settimane? No, andiamo via 15 giorni. 15 giorni, perfetto. Bene, bello. Allora, niente, siamo pronte. Io sono curiosa, lo sai, quando tu mi fai parlare con le spose, io poi ho delle domande. Valentina, e non so, tu dimmi se puoi rispondere senza impegno. Sì, certo. Allora, immagino che ci sia un colore che tu abbia scelto nel decoro di quella che sì. è la sala e anche nell'organizzazione sì. del matrimonio. Lo puoi dire oppure è ancora segreto? Sì, diciamo che è segreto. Allora, diciamo che è segreto, però voglio io invece dire una cosa. Allora, Valentina con me ha fatto parecchi servizi, io le ho curato, insomma, il matrimonio, ma una cosa se l'è fatta da sola, il tableau. Brava! Sì, e devo dire che ha avuto un'idea fantastica, che adesso io non starò qui a svelare, però veramente con materiali semplici ha fatto un tableau di grande effetto e di grande eleganza. Grazie mille, Raffaella, da molto piacere. E devo grazie. Dire che ha anche curato, insomma, tanti dettagli, per esempio il segnaposto l'ha fatto, se lo sono fatti da soli. Bravi. Tu ora, ma i dettagli sì. curati veramente in ogni particolare, quindi ti devo fare i complimenti perché insomma io penso ormai dopo tanti anni di allestimenti e matrimoni di essere abbastanza esperta, siete state, non so se tu sei stata o se è un team no, che ha lavorato, siamo, sì, state, sì. siete è state team. Assolutamente bravissime, quindi grazie. Devo farti i complimenti. Beh, bello. Grazie mille. Credo che sia anche bello, insomma, pensare di fare qualcosa, realizzare qualcosa certo. per il giorno del proprio matrimonio, assolutamente. Insomma. Allora, Vale, come dire, questa sera mi raccomando, dopo la serenata, rilassati, sì. vai a letto presto, sì. sennò domani sei va stanca. Bene. Sì. Io vi attendo quando sarete ormai una coppia sposata, perché quando ci vediamo noi sarete già sposati. Certo. E come dire, tanti tanti auguri, a domani. Grazie mille. Ciao Valentina, un bacione. Ciao bella, ciao. Che bello, Rafa, quindi domani sei impegnatissima, immagino. Eh sì, domani abbiamo questo bel matrimonio di Valentina e Alessio. E niente, poi loro sono, guarda, sono tanto carini perché sono giovani così. Si sentiva sì, dalla sì, voce, sì, sì. Bravi, sì. bravi. Molto diversi tra di loro, devo dire, Valentina è caratterialmente molto diversa bene. Dal suo sposo. Però è anche vero che gli opposti si attraggono. È vero. Devo tirare le orecchie ai nostri ascoltatori perché nel frattempo qui nessuno ci ha fatto sapere niente. Il sondaggio è stato lanciato, fateci sapere. Ma poi chiamavano sempre, ma ormai tanto li salutiamo, abbiamo terminato. No, e vabbè, la prossima volta che chiamano io li strillerò personalmente perché sono sicura che sarà all'ascolto. Mi chiamano sempre, ma non... oggi si vede che non volevano... Non si volevano, come dire, pronunciare. Gatta Cicova, gatta Cicova. Raffa, buon fine settimana. Grazie cara, anche a buon te. Buon lavoro. Grazie. Perché anche lavoro sarà per te domani, assolutamente. Anche domenica. Ma guarda, domenica mi auguro vivamente di no. Io ho avuto il fine settimana molto stressante quello passato perché venerdì, sabato e domenica. Questo, stasera ho una festa, domani matrimonio, domenica ho chiesto ai miei familiari di andare al mare. No, di non chiamare fino all'ora di cena. La Raffa Dormigliona. Sì, assolutamente. Silvia, buon fine settimana, grazie, è sempre un piacere. Grazie anche a tutti me. Gli ascoltatori e a presto. E alla prossima settimana. Venerdì. Ciao.
stessa vita così amara qualche istante fa. Se solo tu vuoi poi diventa più dolce che mai. Non lo sai che quando sorridi è un attimo, e così i pensieri più tristi svaniscono. A che serve farsi la vita difficile, se alla fine è già complicata così com'è. Ognuno ha un po' di amore dentro di sé, non dirmi che tu non ce l'hai. Ma più ne chiedi e più non serve, perché dipende da quanto ne dai. E puoi lasciarti andare fino in fondo alla tua solitudine, se è quello che vuoi, se è quello che vuoi. Ma finché al mondo c'è qualcuno che ci tiene a te, ricorda se puoi, quello è il bene più grande che hai. Non lo sai che quando sorridi è un attimo, e così i pensieri più tristi svaniscono. A che serve farsi la vita difficile, se alla fine è già complicata così com'è. Che quando sorridi è un attimo, e così i pensieri più tristi svaniscono. A che serve farsi la vita difficile, se alla fine è già complicata.